Allora, c'è qui una persona che è la salvezza per molti uomini, lo dico subito, chiaramente l'abbiamo già avuto ospite, qui ha portato oggi quello che contiene la protesi peniena, uno dei più grandi impiantologi, direi, del globo terracqueo, si può dire così, del globo, sicuramente il più grande impiantologo italiano, fa più di 300 protesi all'anno, è una roba pazzesca. Domani, tra l'altro, sarà protagonista, non dico in quale ospedale, naturalmente per motivi di privacy, di una operazione incredibile che qua... Il mitologico Antonini, buonasera. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Tutto bene. Beh, lei lo sa di essere la salvezza per molte persone. Lo so. Ne è consapevole o no? Ne è consapevole. Io sono un bene dell'umanità. Beh, adesso non esageri. Io mi permetto di dire che dottor Gabriele Antonini, non esagero. Mi permetto di dire che la salvezza di molte persone è l'Europa. C'entra l'Europa? Qui stiamo parlando di cose un po' più prosaiche. L'Erepisello, l'uccello, come. Si drizza o non si drizza? Ma noi siamo primi anche in Europa, quindi non c'è problema. Ma lui infatti anche in Europa primeggia. Noi in che senso siamo primi in Europa? Siamo primi per protesi peniene. Plurale maiestatis. Noi italiani, dici, in Italia. Noi Antonini. In Europa fa, è quello che fa più protesi peniene. Questo è un piazzista peniene di protesi per i peni, ma è un piazzista di protesi del pene. È un urologo. È un medico fortemente specializzato in un settore importante della sessualità. Lei mi sta dicendo che in Italia primeggiamo, abbiamo un record, cioè facciamo... No, diciamo che la media è quella dei 500 impianti per ogni nazione. Io nel mio sono quello che effettua più impianti a livello nazionale e europeo. Dunque lei è una specie di mago degli impianti, diciamo la verità. Se uno dice ho bisogno di un impianto perché mi è successa una cosa grave, qui parliamo poi di cose gravi, non è che se uno ha bisogno di un impianto è perché c'è una cosa grave. Perché c'ha un tumore, c'ha avuto oppure un tumore alla prostata. Oppure un incidente o qualsiasi altra cosa. Diciamo, la maggior parte sono tumori. Ecco, domani che cosa fa lei concretamente? Domani leviamo un tumore della prostata, che è una delle malattie in questo momento più diffuse. Parenzo non si è mai fatto mettere il dito in culo? E glielo mettiamo, quando lo vediamo, no, perché stasera non lo vediamo, però glielo mettiamo volentieri, con grande piacere. La ringrazio, professore. E togliamo la prostata a un paziente, questa è una cosa seria, perché è affetto da malattia oncologica. C'è un'alternativa a quel tipo di per fare il test, c'è un'alternativa al dito? No, sì. Il dito è un qualcosa che ha una sensibilità maggiore anche di una TAC. Ho capito. Ecco, lei quando mette quanti culi di uomini mette il dito dentro lei in media? Mediamente una ventina al giorno. Una ventina al giorno. Sì. Ormai non ne fa quindi più nessuno. No, è come metterli dentro, che ne so. Cioè, è come prendere il caffè. È come prendere il caffè. Ormai lei invece 20 mette il dito per 6 giorni, diciamo per 5 giorni lavorativi fa 100. Beh, anche sabato e domenica questo lavoro, mica si arrende. Ma Parenzo, la cosa bella 400 al mese. La cosa bella è quando il paziente mi dice no, dottore. Sono 4.800. Parenzo. Cioè lei mette il di 4.800. Ma anche la stessa persona ogni tanto, per cui un po' meno. Il paziente mi dice ma mica mi metterà il dito là, e io gli dico guardi che a me non è che mi fa piacere, anzi è da stamattina che sto a fare tutta sta trafila, non è il massimo, però è fondamentale per fare la prevenzione. Non c'è nessun esame che può valere quanto la sensibilità di quel ditino che a un certo punto tocca la prostatina. Ci sono tanti esami, però diciamo che l'esplorazione rettale rimane ancora una di quelle tra tanti laser procedure. Cose pazzesche, alla fine l'esplorazione rettale, bella questa espressione, rettale. A me non piace per niente. No, capito, a me ma non una piace volta fatelo mettere, no? Mio capito. Zio era specializzato, ogni volta che lo vedevo, mio zio pace all'anima sua, ogni volta che lo vedeva ti senti posso provare a mettere davanti un dito che dietro? Famiglia ragazzi, no, che famiglia, quello faceva l'urologo, che ti devo dire davanti a lui c'è una famiglia, no, mi stava dicendo dell'operazione però, domani mattina faremo un impianto contestuale di protesi peniena, toglieremo il tumore con il sistema robotico e metteremo a un paziente giovane che già ha del deficit erettile, quindi non funziona bene prima della prostatectomia, metteremo contestualmente la protesi, tutto insieme, tutto nello stesso momento. Perché l'ha voluto lui naturalmente, certo, perché il paziente comunque non vuole stare, cioè non può, non si vuole arrendere. Ma 55 anni perché si deve arrendere? No, per carità, ma lo vuole subito, però, cioè lo vuole contestualmente, non potrebbe concepire l'idea di non essere più abile, questo è il punto, no? Assolutamente, certo. Come lo potrebbe fare anche dopo. Ma è come una donna con un tumore al seno, che fa? Dice, la protesi poi me la mettete fra 3 anni, adesso rimango col seno senza, così, vuoto. È lo stesso concetto. Il problema è che siamo limitati noi nel pensiero. Senta, questa cosa qui che c'ha, che sono le due pompette che si mettono dentro?
Questi sono i due cilindri che vanno all'interno dei corpi cavernosi e questa è la famosa pompa. Ma non sono troppo lunghi sti cilindri? Questo è un demo, per far capire. Demo, sì, ognuno poi ha la misura sua. Appunto. Parenzo c'ha quella mini, lei c'ha quella media, io c'ho questa. Come si permette? No, scusi, l'ho capito. Io la querelo. Bella questa, la querela mi piace. Però questo qua è la demo, dunque. Sono io i due, le porto via sono tutto, i due, tutto quello che ha, sì. Cioè tutte queste protesi praticamente. Allora, guardi, guadagna un sacco di soldi il professore qua. Allora, questi qua sono i due, lo faccio vedere anche alla webcam, i due cilindri che vanno dentro l'uccello poi. Assolutamente, dentro i corpi cavernosi. Mi dà mi fai un'impressione pazzesca, sì. Questi due cilindri. Cioè, questi sì. Due cilindri vanno dentro. La signora che è qui di fronte a noi, che dopo intervisteremo, magari non lo sa, ma qualche volta ha incontrato nella sua esperienza magari delle persone col cilindro. Ma sicuramente. Ma no, ma che ne sa lei? Col frac e col cilindro. Col frac e col cilindro. Torniamo tra un attimo perché voglio l'incontro tra due persone, tra due mondi. Fermi tutti. Questi due cilindri, lei mi dice, vanno dentro i corpi cavernosi. Dentro i corpi e poi manca qualche cosa qui però. E quella pallina va dentro la borsa scrotale, tra i due testicoli, completamente invisibile, il paziente la percepisce, la tocca e azionando il bulbo manda un liquido dentro i cilindri. E il pene va in erezione. Molto semplice. Elementare. È quello che lei farà domani. Prima la prostatectomia radicale e poi l'impianto della protesi. Fermi tutti, Gabriele Antonini torna tra pochissimo insieme ad un'altra persona. Fermi. Ma siamo qui con uno dei salvatori. Riproponendo al mio pubblico l'intervista magistrale. Magistrale. Adesso non esageriamo. Il direttore mentale. Uso termini alla porno, come porno con Meloni. Intervista magistrale. Magistrale. Sì. Fatta, questo è vero però, fatta da Mentana. Vabbè. Come ottima è stata l'intervista a seguire di Lilli Gruber a Salvini. Vabbè. Per la prima volta, vedi, a distanza. Giù con questo lecchinaggio della 7, ma abbiamo qui parliamo di cose più serie, il modo in cui gli italiani possono salvarsi da tante cose che possono accadere al pene, all'uccello, al cazzo, chiamatelo come volete. Io stesso ho avuto dei problemi non gravi che nel tempo ho saputo risolvere grazie agli urologi. Uno si dice, perché gli urologi in fin dei conti sono degli psicologi, sono delle persone che possono salvarvi la vita psicologica, ma anche la vita, cioè questa è la realtà. Io è vero che vengo dalla famiglia degli urologi, ma non ci guadagno nulla a essere così fissato con l'urologia. Tutti noi abbiamo un uccello e tutte le donne hanno a che fare con uomini che hanno l'uccello, dunque è un bene dell'umanità. Chi si occupa di queste cose qui? Ci dovrebbe essere un urologo per ogni scuola. Io lo propongo da tempo alla Società Italiana di Urologia, un urologo per ogni scuola, perché può essere quello che ti spiega le cose, come fare, come non fare, da un punto di vista proprio tecnico, medico. Mi stava facendo vedere prima il professor Antonini questi cilindri e mi stava dicendo un'altra cosa importantissima, che questa un po' esagerata secondo me questa cosa qua, lui invece è molto convinto. Convintissimo del fatto che le protesi peniene possono, me lo dica? Possono curare tutti quei pazienti che soffrono di eiaculazione precoce che non risponde a nessun trattamento farmacologico convenzionale. Cioè, tu stai dicendo, scusami Gabriele, diamoci del tutto, tu stai dicendo che se uno ha provato tutto, però soffre di eiaculazione precoce, tu come la definisci l'eiaculazione precoce? E non risponde ai farmaci. L'eiaculazione precoce è codificata come un tempo eiaculatorio molto molto breve. Tipo? 5 secondi. Un minuto, meno di un minuto. Cioè, è una cosa che tu non puoi governare. Posso? Assolutamente no. Ci sono delle eiaculazioni su base neurologica. Come si fa? I pazienti addirittura prima di penetrare hanno un'eiaculazione. Quindi, come si dice, me ne sono già venuto prima delle mutande. Diciamo. Proprio, me ne sono venuto prima. Come proprio, si dice? Proprio quello. Come si cura sta cosa? È terribile, è una roba. E lui dice che in caso in cui non ci siano cure di nessun tipo, no? Dal punto di vista le terapie convenzionali, farmaci, circoncisioni, creme. La circoncisione è importante pure. Anche la concisione può essere utile per diminuire la sensibilità del pene. Sì, esatto. Certo. Molto bene. Ma la concisione la consiglio assolutamente, perché lei è circonciso? Bravissimo, io non sono circonciso. Cazzo consiglio, non la consiglio perché devo trovare uno buono che me la fa. Ma, capito, lei la consiglia, però dopo c'ha il filettino come me. No, lui dice non ce l'ho più. Ottima perché il filettino non ce l'ho più. Garantisce il circoncisione, fatelo dire dal dottore, una assoluta pulizia superiore rispetto a chi assolutamente non è cabriolet. Cioè chi è cabriolet garantisce maggiore pulizia. È stato dimostrato scientificamente nel mondo che chi è circonciso alla nascita per motivi etnici, religiosi, ha una possibilità di sviluppare il cancro del glande dello 0%. Non ci posso credere. 0%. Sì. 0%. Cioè, adesso mi ha sconvolto questa cosa qua. C'è Parenzo che è circonciso dalla nascita. Non avrà mai il cancro del glande.
Vabbè, ho capito, il cancro grande è anche una cosa molto... A meno che non va con qualcuna che magari gli passa qualcosa, io non lo so. Amica, ma come si permette? Amica, il cancro si prende così, però. Ma mi permetto perché non stai qui, Parenzo, se no non mi permettevo. Però io sono felicemente... Siamo arrivati a un'altra cosa, cioè l'eiaculazione precoce... Vabbè, ma cosa c'entra? L'eiaculazione precoce può essere curata con... Lei mi sta dicendo, sta facendo però una grande propaganda agli impianti, sta dicendo chi soffre di eiaculazione precoce e non può guarire... No, io sono un visionario, io l'ho visto. Ho visto questa cosa, sono un visionario. Nel prossimo futuro questa sarà l'indicazione, una delle indicazioni più importanti a fare un impianto di protesi per il trattamento dell'eiaculazione precoce, non responsiva a nessun... Ma può anche diventare... A nessun farmaco. Nel corso del tempo a uno può anche capitare l'eiaculazione, cioè magari uno non ne soffriva prima, improvvisamente può soffrire di eiaculazione precoce? Ma è difficile questo. C'è una eiaculazione precoce... primitiva, cioè che è sempre stata presente, e poi ce n'è una secondaria. Di solito quella secondaria si sviluppa nel tempo perché ci sono dei fenomeni ansiogeni, stress, prostatiti, tutta una serie di condizioni che poi possono essere curate. Ma chi ha una eiaculazione precoce su base neurologica che non risponde a nessun trattamento è un paziente, è una persona che non affronta più un rapporto sessuale con una donna perché scappa. Ma non c'è dubbio, certo. Scusi un attimo, e dunque questa roba qui mettendo l'impianto chiaramente si elimina il problema, perché... Allora, a lunga prende più confidenza, più fiducia, allunga i tempi eiaculatori, ma a me non interessa che il paziente eiaculi prima o dopo, e la cosa importante è che il paziente possa avere l'erezione per tutto il tempo che necessita. Ma qui, quando, diciamo, l'eiaculazione in questo caso è uno viene quando vuole, non viene più? No, come non viene più? Viene normale, tutto normale, tutto fisiologico. Cioè con l'impianto è tutto normale. Una donna con il seno a 18 anni allatta? Se c'ha un figlio? Sì. Ecco, uguale, la sì, stessa ho capito, cosa. Ma qui non è che uno viene, cioè eiacula. Certo che eiacula. Si è tolto la prostata per un tumore, non esce lo sperma, però c'è l'orgasmo. C'è l'orgasmo. Assolutamente e sì. I tempi sono dilatati. I tempi sono soggettivi, dipende poi dal però rapporto se uno che... se uno soffriva di eiaculazione precoce, evidentemente sicuramente prende più confidenza, prende più sicurezza. Che dobbiamo fare? Musica.